tutti ragazzi, qui Wolf. E Jacopo Mi ha attivato l'X-Ray? Sì. No. No, non usiamo questa versione. Vabbè, fa niente. Vabbè, iniziamo col farci, ragazzi, un incudine. Quindi allora no, aspetta, allora, ci no, allora no, giusto, aspetta, prima qua. Cosa dobbiamo organizzarci un po' l'inventario. Non c'entra il creeper in casa. Che bello, così. Pitrisco. Pitrisco. Guarda il lingotto. Ah no, questo qua è quello che avevo preso. Allora, aspetta, che c'è Jacopo Min che aveva preso. Quant'è che sono? Allora, tre in cima di. No. No, 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 di blocchi. Tre in cima. Vabbè, allora quelli sotto sono. Sono così e uno al centro, ok. E poi sono. Quello lì è giusto. Quello lì sai che credo che sia pietrisco. Ferro grezzo. Ferro grezzo. Allora non so che cazzo mi hanno detto. Vabbè, ragazzi, ci informeremo prossimamente. Ma sicuri che quello lì è ferro? Ferro grezzo, lingotto di ferro. O sono scemo io? Non è che magari era il contrario. Magari è il contrario. Non so perché non. Magari me lo sono segnato male. Oppure mi hanno detto una cazzata. Non so, vabbè. Vuoi andare a vedere sul sito? Magari no, perché vabbè. Vediamo poi. Vediamo se la connessione ha ripreso. No, è urgentissima la. Sì, ha ripreso. Allora scriviamo incudine. Naturalmente Minecraft. Incudine. Incutine. Incudine. Vabbè, cioè. Non ce la fa. Ce la fa, ce la fa. 145. Ah, sono i numeri, giusto. Si fa. Che cazzo è? Un blocco di ferro. Come si fa il blocco di ferro? Vai a cercare il blocco di ferro che non mi ricordo. Secondo me ci frega perché ci vorranno 40.000 blocchi. Ma va. Perché vedi, tu hai scritto blocco di ferro. Eh sì, infatti, allora avevo scritto giusto. Vabbè, blocco di ferro. Sei in pausa in Minecraft, vero? Ok. No, vabbè. Allora, riprendi la roba e metti in pausa. La perché roba. Sai che entra là. Ok, semplice. 9, 18, ce ne facciamo fuori 27, vabbè. Perfetto. Cioè, ce ne abbiamo, allora. Ce ne abbiamo un casino. L'incudine è indispensabile, ragazzi. Per chi non lo sapesse, ci puoi ristrutturare gli oggetti. È assolutamente indispensabile, tipo ad esempio per fare l'armatura, per riparare l'armatura o cose simili, in cambio di varie esperienze. Perché naturalmente su Minecraft adesso non si fai metti 3, perché su Minecraft quando ti si rovina l'armatura naturalmente. Ok, incudine, piazziamola da qualche parte. Oh, aspetta un attimo, prima qua mettiamoci qua carbonella, che non so perché cavolo l'abbiamo fatta. Non mi ricordo. Ci sta, da qualche parte ci stai sicuro. Non è che puoi mettere carbone e carbonella, non so. No, no, perché butto. Ah no, è vero, carbone. Sono indispensabili le ossa. Ferro grezzo. Ok, prendi le ossa. Le ossa le ho prese. Su. Ok. Allora, piazziamo l'incudine in un angolo della casa, non so dove piazzarlo. Poi secondo me sta casa qua è troppo buia. Vabbè. Allora, incudine mettila lì tanto, di fianco al letto. Lì. Ma sì. Ok, prova a cliccarci sopra. Ripara e denomina. Tipo tu gli metti due cose. Non so come funziona, non l'ho mai usata. Allora proviamo piccone di pietra. Un attimo, ci vorrà qualcos'altro. Tipo martello. Prova a mettercene un altro. Questo è l'incantesimo, uno. Ti do un altro piccone di pietra, ok. Abbiamo l'incudine che ti ripristina piccone. E però te ne servono due. Hai visto? Due rotti e te ne do due nuovi. No, uno nuovo soltanto. Allora aspetta, perché allora pietro rosso. Ma non sono sicuro, poi vedremo come funziona l'incudine. Intanto l'abbiamo fatta, questo è il più importante. Allora adesso consiglierei di farci cosa? Una spada, un'armatura di diamante? No, diamante ne abbiamo. No, adesso diamante per adesso teniamolo. Perché il poi lapislazzo di cosa serve? E niente, vabbè, ce lo teniamo anche quello. Poi vediamo a cosa serve. Allora aspetta, facciamoci altre due casse. Ci possono servire. Sì. Mettile sopra la stessa cassa, tanto. Sai che in Minecraft si può fare tutto. Cosa stai facendo? Non ci vuole il blocco al centro. Sto impazzendo. Sbaglio, ho sentito un rumore. E anch'io. Ho paura che ci sia uno scheletro. Tutti via. Prendi la cassa, armati subito. 9. Vediamo dov'è. Mi sa che è entrato. Magari, ecco, appunto. No. Metti esc, vengo io. No, esc, vengo io. Allora, niente panico, ragazzi.
Niente panico. Grazie Jacopo, mi muoveremo tutti. Allora, sì, siamo pronti, eh? Ok. Ho morto, aspetta, dai. Un attimo che chiudo la porta. Ah, non c'è, cazzo. Allora, ci credo. Allora, rientra subito. Dormiamo. È tirata. Rientra subito. È tirata, è tirata. Rientra in casa, chiudi la porta, barricati. Rientra. Barricati. Barricati. Dormire, dormire, dormire. Allora, no, aspetta. Allora, no, niente. Piazziamo due casse. Allora, no, non lì. No, 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 no. Distruggila. Distruggila. Non così, col piccone. Mettila. Cazzo. Adesso ci mettiamo una vita. Allora, metti la piazza là sopra questa qua. Lì. Perché sono comodissime. Allora, non sopra. Punta al quadrato. Ecco, così, così. Che sono comodissime. Io direi di piazzare un po' di torce lungo tutto il perimetro della casa. E di mangiare. C'è un update per la X-Ray, vedo. Vabbè, sali. Intanto mi vado a rimettere al mio posto, che qua sto tirando tutti i cavi delle cuffie. So che non potete vederlo, ma... è terrificante. Alza il braccio sinistro, giro il wolf. Ho pronunciato il tuo cognome qualche volta in sto video? No, no. Meno male, mi sono trattenuto. Prima cosa da fare, ragazzi, piazzare sempre le torce e dappertutto porte, eccetera, eccetera. Poi rimettiamo la torcia che si è rotta. E che ho notato che in caso d'attacco sto posto qua è un po' scomodo. Sì, allora, ripiazza la torcia intanto che ce n'è andata, che fa crescere le piantine velocemente. Che ah no, aspetta, dobbiamo... dobbiamo tagliarle. C'è qualcosa che cammina? No. Può essere una media. Spero che sono soltanto. Sì, vabbè. Vabbè, usa pure la spada di piccone. Usa il piccone. Perché sprecare i picconi di ferro? Perché non ce li abbiamo. Mettiti solo i picconi in vita. Picconi di ferro sono da miniera. In caso dovessimo tornare in miniera. Vabbè, non basta che non li sprechi. Che sai che i picconi di ferro ci devono durare un casino. Lagga leggermente e sbaglio. No, sarà soltanto un'altra impressione. Spero. Cioè è impossibile che ogni volta deve lanciare. Mamma tu mia. Lo sai Minecraft come. Come è bravo. Attualmente noi dobbiamo. Siamo tutti pieni di frecce, immagina, infatti. Immagina, puoi. Va che blocco da 63. Mi manca uno. Ah, disdetta, per dinci in baccolino. No, è vero che dobbiamo adesso, poi dobbiamo continuare a farci la farm, perché manca la parte fuori. Almeno finalmente riusciamo a riempire un po' di posti. Circa tutta la farm. Una parte, perché poi abbiamo anche l'altra. Sì, vabbè, metà. Ma l'altra in realtà non è pronta per... dobbiamo ancora fare il tetto. Sì. Allora ragazzi, piantine ovunque. No, non ci bastano. Sì, no, ci bastano. Abbiamo l'altra porzione di seme. Ma perché è così buio sta zona? Non lo so. È diventato tutto un tratto più buio Minecraft. Ok, è una mia impressione. Vediamo un po' se abbiamo altri blocchi di seme. Sì, ce li ha nell'inventario. Vedi? Su quello? No, il grano, che sfiga. Quanto, aspetta, il qua grano lo mettiamo via. No, il grano poi ci serve perché mi facciamo il pane? Sì. Sì. Io adoro fare il pane. Mio nonno una volta era panettiere, poi per la notte. Cioè per uno, due, tre, vabbè. Cazzo che sfiga. Visto che mi ricordo com'è che si fa fare il pane. Io non l'avrei mai indovinato. È una baguette? Sì. Sì. Siamo mezzi francesi. Ragazzi, guardando i nostri video scoprite tutto su tutto, perché noi non sappiamo un cazzo, quindi vi spieghiamo tutto tutte le volte. Hai guadagnato una conquista, fai del pane. Mamma mia, che titolo azzeccato. Mangia, ecco. Anche perché siamo senza cubi vita, quindi c'è da preoccuparsi. Perché piccoli fai? Sbaglio. Sbagliai. Chiude la porta. Perché i cubetti vita non si recuperano? E soprattutto perché la nostra armatura chiude la porta? Aspetta, adesso ci serve un po' di terra.
Terra. Poi ragazzi facciamo un video pericolosissimo in cui praticamente andiamo in giro per... andiamo in giro di notte a fare i cazzoni. Cioè andiamo in giro di notte a vedere un po' come stanno i simpaticissimi mob e gli scheletri tutto. Salutiamo i nostri amici creeper, tutti i creeper che ci stanno seguendo. Come al solito. E andiamo a fare un giretto per andare a vedere un po' come stanno tutti i mob la sera. Poi vi facciamo vedere tutto questo e altro con Jacopo Mi. E ci facciamo anche armatura magari in diamante. Poi ci leggiamo come funziona l'incubine. Nella prossima puntata sapremo tutto sull'incubine. Ma anche no. Probabilmente fa 5-6 puntate. E sì, poi, ma il problema è che l'energia recuperata dal pane finisce subito. Ha già fame. Che palle. E poi faremo magari tipo... Cos'è che voglio dire? Aspetta. No, poi naturalmente aggiorneremo la X-Ray perché ho visto che c'è un aggiornamento disponibile. La prossima volta giochiamo con la minimappa. Ecco, di sera giochiamo con la minimappa per tornare alla casa velocemente. Si sa mai, poi probabilmente moriremo. Sì, vabbè. Di una morte lenta e orribile. Io dico di no perché modestamente sono professionista del combattimento notturno con i mob, però vabbè. Ricordati di Murphy. Ricordiamoci che siamo in estrema soprattutto. E che Murphy sta ridendo di noi. Chi è Murphy? Il maligno di Murphy. Dovresti avere l'impatto, Jacopo. C'erano i miei amici che praticamente stanno spiegando delle loro canzoni, dei bambini. Allora, i miei amici quando erano fatti hanno cantato una canzone. Dei bambini che coi chiudini impiccano Gesù, non ho capito, qualcosa di simile. Me l'ha cantata tutta, io non ci ho capito niente. Però vabbè, ve la consiglio, se la trovate in internet cantatela che giova alla salute. Soprattutto quando siete fatti, vi sentite tutto un tratto meglio. Ecco, bravo, piattisci tutto di un livello, questa mente. Intanto ci facciamo, ci serve soprattutto la terra, anche la pietra ci posso passare qui. Vabbè, di pietra ne abbiamo un casino, comunque in miniera poi ce la portiamo sempre dietro perché serve. Tipo per farci le scalette o per lanciarla addosso ai mostri, così. Ma non funziona tanto bene, se addosso ai mostri. Vabbè, insomma, comunque non è poi così importante. Cioè. Siamo contenti che abbiamo piazzato comunque porte ovunque, che i mob sono lontani. Poi faremo la prossima volta le porte anti-creeper di ferro, che tanto saltano lo stesso. E ma le porte anti-creeper? No, le porte di ferro com'è che si aprono? Non mi ricordo mai. Sempre uguali. No, non so, avevo sentito che c'è un tipo di porta che dovevi aprirlo con un sistema di tra rossa, poco qua leggero. No, quello lì è un sistema per far sì che si apra soltanto da un lato. Se tu vuoi che si apra soltanto da un lato, gli fa un sistema con le piattaforme, eccetera, e la privatizzi in modo che gli altri giocatori in server multiplayer non riescono ad aprirla. Ma visto che qua non siamo in un server multiplayer... Non ci serve. Comunque faremo i muri a prova di creeper, spessi tipo 20 cubetti e... sfido qualunque creeper a entrare. Ti sei portato dietro un piccone di pietra, vero? Sempre un piccone di pietra, sai. Ottimo, perché non voglio assolutamente che usi quelli in effetti. Salvo in caso di estrema necessità. Del tipo? Del tipo rompere la terra. È un caso di estrema difficoltà. Ah, poi la prossima volta faremo magari un libro degli incantesimi, già che ci siamo. E che ci può servire. Sì, abbiamo bisogno di un piccone diamante per andare a prendere l'ossidiana, ma vabbè, non è così importante. Ah, adesso poi con quel diamante, poi abbiamo 12, dobbiamo recuperarne di più di diamante. Dobbiamo recuperarne di più perché vogliamo farci l'armatura completa, il piccone e la spada. E poi con l'incudine vedremo di trovare un sistema per tenerci a vita continuando a ristrutturarli. Non so come funziona l'incudine, ma se l'ha fatta sicuramente sarà conveniente. Sono la faccenda. Per tutti i bimbi minchia che ci stanno seguendo, sappiate che Minecraft è la vita e che noi giochiamo a Minecraft tutto il giorno e non usciamo mai, non abbiamo la ragazza, siamo sfigati perché praticamente Minecraft è la vita reale come GTA. E per i prof che ci stanno seguendo, sappiate che in Minecraft la vita è reale e in realtà tutti i poveri zombie sono i cittadini che girano vaghi, dispersi. Adesso magari costruiremo anche qualcosa con la modalità creativa, non so. Sì, non so, poi vi faremo vedere altri trucchi di Minecraft perché ce ne sono veramente tanti. Io proporrei di fare la salendo Reggio Calabria prima di apri incidentate. Ottimo. E chi l'ha capito alzi la mano. Poi giochiamo Industrial Craft, faremo anche un mondo nuovo con Industrial Craft. E faremo, anzi, perché un mondo nuovo? Lo facciamo già con questo.
la prossima, prossime volte, come vi dico, la prossima puntata magari fra tipo 10-20 puntate, però lo facciamo. Sempre che non moriamo prima. Prima o poi moriremo in modalità estrema, e questo è sicuro. Però con la spada di diamante e l'armatura completa abbiamo qualche vaga possibilità. Consiglierei mettere qualche torcia, ma vabbè, fa niente. Io sono un fanatico delle torce. Guarda come stanno crescendo bene, certi più, certi meno. Cos'è questo rassismo nei confronti delle piante? Delle piante. Anche in Minecraft c'è rassismo ovunque. Allora, sto coso qua, si faccio un buco. Vabbè, normalissimo. Cioè, io proporrei di fare... ecco. No. Cos'è sta scritta? No, c'era già un altro buco. Qua vediamo che abbiamo dell'acqua. Sì. Bellissima sta roba qua dell'acqua. Quindi direi di fare la porta qua. Sì, ottimo. Ok, allora aspetta, qua dobbiamo alzarlo. Quindi vediamo. 1, 2, ta. No, tu prosegui il soffitto, poi dove lo va. Questo poi per... no, è per fare i muri. Sì, appunto. Ok, adesso abbiamo i muri. Cioè, abbiamo un'minima idea. Lo so già che cadendo di qua ho molte probabilità di ammazzarmi, però non fa niente. Dipende da dove cadi. Per fortuna gli omini di Minecraft volano ogni tanto. Ti piacerebbe. Quando gira. Io mi ricordo quando stavo cadendo che all'ultimo ho fatto un click del mouse che mi ha parato il culo. Ho craftato un cubetto di terra all'ultimo e ci sono caduto sopra. Della Madonna, non immaginate quanto ero felice in quel momento di gloria. E poi ricordatevi che io vi amo tutti e siete la mia vita. Allora, come ha detto benissimo un altro nostro amico che ha un proprio canale, Soldato Solitario 99, non vi azzardate a mettere dislike, questo qui gliela rubiamo. Perché sappiate che sappiamo vabbè, dove abitate, cosa fate, con chi state, eccetera, e quindi vi ammazziamo sbagliato con la pistola. Cos'è che diceva poi? Se lo ricordo. Vi ammazziamo che con viene, che veniva, ci veniva a casa, sì, nostra, veniva a casa vostra, qualcosa di simile, cercando di non morire possibilmente. Ottimo. Ah, nella mia impressione sta facendo notte. Sì, forse è probabile che stia facendo notte. Ecco, sempre il solito. Bagliai. Le battute? Sì. A chi è che hai rubato le tue battute? Ti stava trollando un'altra volta. Sai che se fai un passo più avanti sei più comodo? Non so, ma preferisco stare così. Vabbè. Guarda il lato positivo, non posso cadere dentro l'acqua. Questa era bella. Ok, dobbiamo anche sistemare i muri qua. Sì, vabbè, quello lì sarà poi un altro problema nostro. Poi non sarà un problema. Torcio ovunque, che io sono fanatico. E abbiamo finito. Rientriamo. Adesso ci facciamo le torce, poi... Poi facciamo magari una dormitina. Sì.